Ma dicevamo che rispetto al funerale è un'occasione in cui c'è più un rapporto personale, no? Si viene per ringraziare, si viene per chiedere, si ha la percezione di stare davanti a una persona che ce l'ha fatta, no? Sta dall'altra parte e si sente questo. È stata una preghiera molto, molto bella. Yeah, I think it's once in a lifetime experience, you know, first hand, seeing, you know, the Pope now late, being put in the St. Peter's Basilica. It's a beautiful experience, but also it's humbling for me, yeah, as a priest to get to have this experience in Rome. Ich bin hier seit ungefähr halb sieben. Wir haben uns kurz nach fünf auf den Weg gemacht. Wir wohnen hier in Rom. Sind da mit dem Bus hergefahren, genau, und warten schon einige Zeit hier, um eben Papst Benedikt zu sehen. Papst Benedikt und 16. Ich möchte mich gerne von ihm verabschieden. Er ist ein deutscher Papst und ich komme aus Deutschland. Und ich bin hier aus Dankbarkeit auch. Dankbarkeit und Liebe, um ja auch für ihn zu beten und eben noch eben mal einmal noch sehen zu dürfen. Ha lasciato un traccia anche nella storia dei papi, perché è dopo secoli il primo papa che ha lasciato il ministero pontificio libero. E questo è segno non di una debolezza, ma segno della sua grandezza e la sua libertà di lasciare quando ha l'impressione che non può più rispondere alle sfide quotidiane del papato. E penso che anche altri papi lo faranno nel futuro. Questo ha dato una visione più umana al papato. Il papa è anche un uomo e dipende dalle sue forze fisiche e psichiche. E questo tutto è molto importante di questo Papa. E questo in un certo senso ha anche preparato già la via per Papa Francesco. Spesso si pensa a una posizione molto diversa. Non è vero. Papa Francesco è molto più vicino alla teologia di Ratzinger quanto si pensa.